siete? Che sta succedendo? Vabbè, grande, grande Miki, benvenuto. Allora, benvenuti a tutti. Ma vai, che fai? Presenti tu o presento io? Chi presenta? Dai, chi presenta? Vabbè, dai, presento io. Allora, benvenuti a tutti ragazzi. Tanto qui sul... Sì, ci mettiamo 28, ma cioè, mica troppo, che succede? Siamo abituati a giga e giga di roba. Io l'ho scaricati sullo smart, ma qui siamo su tutt'altro dispositivo. Vabbè, anyway, by the way, piccoli... Vabbè, benvenuti a tutti sul canale Twitch dei ragazzi del secondo piano. Live non è la Franky, come sempre, che succede, che non succede? Allora, fermo. Dov'è? Tanto, che succede intanto? Che succede? Comparite? Esatto. Bravo. Ok, perfetto. Allora, nuovi banner, mo andiamo a vedere. Che mi dici subito? Dammi un... Voglio Roberto! Ma Roberto, sì. Perché? È perché si incassa nel mio team in maniere apocalittiche. Vabbè. Mi servono lui e Diaz, ma tanto non l'ho beccato! Oh, meno male, va, meno male. Attenzione, meno male che non l'hai beccato, meno male. Che succede? Ma vaffanculo, no, meno male, dovevo beccarlo. No, non credo proprio, certo. Non credo proprio. Allora, fermi. Forse ci siamo arrivati? Non lo so. Hai tenuto il count? Controllo. Controlli il count? Dove va? Questo va via, fuori live. Che sta succedendo? Ma che mi fai fa? Ma chiamo pure Sgarbi, invitiamo in trasmissione. Che succede? Non è possibile, dai. Ma sei poco credibile. Sì, grande Misuki, benvenuto Coblo. Misuki, vai con la multi, dice. Ma di chi io? Ma che succede? Non so se hai letto. Ma che succede? Sto in. Ma che succede? Vabbè. Allora, fermi tutti. Allora, il count lo stiamo tenendo per Trimble. Arriveranno, quindi poi magari si potrà pullare. E... Oh, grande Kick, che succede? Ah, perché tu ci seguivi per. Oh, Kick ci seguiva, Dream Team. E questa è la prima volta che c'è becca online. Dice, non va mai beccato. Scusa, ma allora dobbiamo dire però. Ma com'è possibile? No, gli dis... Non ho capito. Stai dicendo solo male di cazzate. Ma com'è possibile che diciamo praticamente quando andiamo in live sempre 10 minuti prima almeno? La nostra live è dotata di fotocellula iperelettrica ad alto potenziale. Vabbè, allora... Vabbè, è sempre un piacere avervi qui. Attenzione perché Miki dice ho preso i samurai dell'anno scorso, quindi l'anno prossimo prenderò questi. Grande! Andiamo a vedere perché. 59.600 iscritti. E allora ne mancano ancora 11.000 però, Ne mancano 11.000 alle fatidiche 300, no? Sì. Sì, ok. Vabbè. Allora, banner nuovi, quindi nuovo Matsuyama e nuovo Roberto. Aspetta, che scusate. Ma io non capisco questo che sta a fare. Ma mica stiamo in pausa. Vabbè. Spagotuto. Allora, Mother Father. Allora, ogni tre estrazioni da 10, una è gratuita, ragazzi. Che bello! Sembra qualcosa che hai già visto. È qualcosa, è un déjà vu. Di che tipo di déjà vu, però? Quella la settimana scorsa? De merda, sì. No, però quella stessa. No, due settimane fa, allora. Però l'hanno migliorato dal 3 al 5% almeno. Oh. Applauso. Aspetta, dove sta? Applauso! No. Scusa, hai detto è stato migliorato, che cosa? Dov'è? Quando... Che meraviglia, che sogno! Ancora, per favore, ancora. Fuck. Ancora. Ok, grande Lambert, grazie. Lamberto, a Lamberto piace questo elemento. Allora, vabbè, i dettagli. Allora, i giocatori li dobbiamo analizzare. Andiamo a analizzare adesso, in primis. Sebbe diviso in due banner, comunque, giusto? Sì. Tutti e due i banner hanno la stessa percentuale, ma sono cose che già sanno i nostri... E dentro ci troviamo anche i due pay. Oh, questo è interessante, dobbiamo andare a vedere le probabilità, quindi il tasso per vedere chi c'è dentro, giustamente, perché, non perché interessa a voi, perché potrebbe interessare a noi, potrebbe interessare a noi, però... A me interessa sempre quel ragazzo là, ma tanto... Facciamo subito un pronostico velocissimo, se non ero un po' nel gioco questi ulteriormente... Roberto sì, Matsuyama un po' di meno, ma pure lui, però Roberto sì, lo rompe pesantemente. Ok, perfetto. C'è un 30% fisso ai parametri. Vabbè, andiamola a vedere, ci siamo tenuti un po' di estrazioni. Ma che succede? Robe, kibbe, botte, le botte, le sette, ghe. Fastidio. E guarda il pella, bello. Quanti colori, oh. Sta bene un po' una sorta di... Epilessia, sì.
No, a parte l'epilessia, come si chiama quella cosa? A terapia dei colori, dai. Cromoterapia. Mi sa di sì, ma che vuol dire? Se dico una cazzata, so, ma vabbè. Che cazzo ne so io, ma... Allora, pronti al Super Dream Festival da 70.000? Poi rimane pure là. Perché? Non ti interessa? No, io... Tu stai così, sa manco chi cazzo esce, già non ti interessa. Vabbè, ok, dai, allora a posto così. Vabbè, cromoterapia o meno, andiamo a vedere. Che è nei regali? Regalo, che succede? Ah, no, è un Müller. Che succede? È un Müller. Che succede? Un orribile Müller. Mamma mia. Lì nei regali. Ho lasciato là perché mi occupa solo, non so, ce ne ho 10. Devo buttarli tutti e 10. Allora, pronti via, allo start. Estrazioni, andiamo. No, che succede? No, te prego, Olli, ripiate. No, che stai a fa'? Non mi puoi fa' così in live. No, dai. No, dai, figliolo, muori allora, se devi morire. No, niente, bar. Grande Shikamaru, buongiorno, ma non è proprio un buongiorno. Sto pezzo di un bambino asiatico. E tocca chiudere. Già, tocca andare, ragazzi, nella biblioteca, perché io lo tengo tra i libri, tra giustamente. I libri. Tu non lo tieni tra i libri? No, lo tengo tra le app piaciute, ma... Ok. Ma no. Scusate, ragazzi, problemi tecnico-tattici dati da Hacker Lab. Uno potrebbe pensare... Momento Wikipedia. La cromoterapia è una medicina alternativa non scientifica e non verificata che dichiara di usare i colori come terapia per la cura delle malattie. Oh, vedi, Miki, bravo! Questa, a parte che è stato un apporto... Aspetta, qui io lo devo mannare per forza, però. Posso dire un porco Paolo? Questo io devo regalare. Dove sta? Questo io ho regalato. Che meraviglia! Che sogno! Ho regalato a prescindere. Però, al di là di questo, grazie per l'apporto e penso che sia allora la cosa più giusta. Loro intendono curare l'utopatia coi colori? Sì. Ma non capisco come funziona. Guardi tutti i colori del compagno e te passa la voglia di pullare. Sì, ha voglia. Te pensi ai Trimble subito poi. No, dici che le tiri ai Trimble. Sì. Ah, quindi è, non è una... Vedi arcobaleno e fai, mi ricorda qualcosa. Qualcosa che devo sprecare. Va bene, allora non è però una cura, è qualcosa di assuefante. Io non so se ce la farò, raga. Ho tirato 150 Trimble su Roberto, non penso di riuscire a tenere. Te devi avvicinare al microfono. Non penso di riuscire a tenere le altre Trimble. Per ora ho beccato solo Ino con 150 Trimble. Però mi serve Roberto! Ti serve Roberto? E tutti gli altri squallidi! Gli altri squallidi chi so, però? Tutti gli altri giocatori. Tutti? No. O Diaz. Salutatemi Olli comunque, raga, io non so che sta succedendo, però vabbè. Ritmi lenti e Diaz neanche ci spero più, sinceramente. Veramente a comunque, me vorrei sarebbe... fare un appello a Francoso appena entra in live. Questo è col cuore, non è che... Eccolo, appunto, guarda, bella ste, bella Frank. Mortacci tua, capito? Mortacci tua, no, bella ste, bella Frank. Mortacci tua. Io mi dissocio completamente. Francoso è stato bannato. Io mi dissocio completamente da quello che sta succedendo, eh. Mortacci tua, altro che... Fermi, estrazioni, ci siamo. Schifo. Allora, io farei prima il ticket quello lì. Mi stai a rovinare l'umore, mo che sei entrato in live, te lo dico. Allora, io farei prima il ticket, che dici? E poi facciamo i singole. Eh sì, vai. Guarda quante singole, che succede? Che succedendo? Vi adoro ragazzi, io un po' di meno, però. Vabbè, intanto ci posso fare solo 3 singole su 3 banner, però se ne stanno 4? Vabbè. No, non è possibile. No, non sono 4, sono 3. Sono 3 stelle. No, sono 4. Ma che cazzo? Sono 4 casi in singola. Ma io quell'estrazione non l'ho fatta ancora. Quale? Oh! Wait! Ma che succede? Io non l'ho fatta! Ma che succede? Sei così squallido, veramente. Ma che succede? Non l'avevo vista. Lo sai perché? Perché tu ormai... raga, volete sapere... Oh, bravo, Fra, che riscatta, perché quando questo già stai uscito è bravo. Allora, no, raga, no, veramente, volete sapere la verità? Ah, la verità è questa. In un... se tu mi regali un ticket così, io non ci devo fare niente. Dico la verità, non c'ho neanche la voglia di andarla a purlare, semplicemente perché... Che cosa devo trovare che mi va a migliorare il gioco? Cosa? Non ci stanno... Cioè, no, l'ho tirato belli, stamattina, vedi, hai tirato. Belli, per carità, ma io non ci devo fare assolutamente niente. Quindi, che non lo so, boh. Comunque, mezza bordata di pay to win con Pezzo e Napoli l'hanno data o no? Ma non so quanto è giusto, però, capisci, Miki? Pure questo, io non so quanto è giusto, raga. Nel senso, mo sto attaccando a Filippi, che la finisco subito. Però non so quanto è giusto, perché poi fanno la stessa cosa che hanno fatto con Roberto, ossia mettere in vendita a 90 euro e poi regalarlo a gente con le estrazioni, ti ricordi? Se mi mettono con Roberto in vendita a 90 euro, non lo dico. Ma non c'è senso come cosa, capisci? Boh, non lo so, vabbè, dai, tiriamo sto coso. Che pensi te? Io penso bar. Io... Preparo il Lamberto di sottofondo col caffè. Io prevedo un Santana doppione.
Io metto un Lamberto, cioè mi preparo con Lamberto. Oh, ma che è sta tosse cazzo? Mi sento il Lambertone di sottofondo, già me lo sento. Lo prevedo già. Già lo prevedo. A meno che mi vedo una feccia al compareno, allora potrei pure cambiare idea. No. Guarda, faccio, lo metto subito, direttamente. Te arigato giuro, cosa, Mas? Lo metto direttamente, faccio partire l'audio. Arigato. E lo metto così, via. Vabbè. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè. Ah, la New Team! Ah! Nemmeno nessuno si è presentato. Chi si deve presentare sta merda? Scusa, non ho capito. Scommetto che dentro uno di questi c'è almeno Wakashimatsu SR. No, io scommetto che troviamo l'SSR. C'è Wakashimatsu qua. No, l'SSR dalla singola. No, raga, devo liberare i slot. 3, 2, 1, vai. Che devo liberare i slot. Bravo, 4.42 su 7 morti ci abbiamo, quindi 7 morti in live. Infatti, mo che tutte e 7 fanno Nani. Preparatevi un sonoro Nani, infatti. Ma uno per volta vogliamo fare tutti insieme. No, tutti insieme, ma che uno per volta? Tutti loro. Devono morire tutti, questi ti rilevano una botta sola. Ma a me mi servono per giocare amichevoli con i nostri ragazzi, con lo staff. Ma non ce ne frega un cazzo di questi 6 idioti. E sto Sarbo. Ma come? O bango o brucio, ciao. Ma una versione del Bobang da Banner ti piacerebbe? No. Perché? Perché? Vabbè, sei come loro, vedi, Nani, come Nani, perché? Perché dici che no? Che cazzo ci devi fare? Ma che cosa è? Ma che vuol dire? Ma poi non sta solo una versione Dream Collection, ma che succede? Ma è un giocatore mediocre. Vabbè, no, però famo il quinto volte. Matsuyama, mi sembra una cosa giusta. Matsuyama è OP. Va bene, dai. Allora, io per forza di cose, ragazzi, ho 3 Dream Ball, devo scegliere 3 banner su 4. Questi 2 nuovi sicuro. Io però devo fare su Roberto, perché così se succede qualcosa mi sento male, cioè, L'altro quale prendo? Giapponese? No, prendo questo qui, la tiro, no, qui, tiro qui. Quasi, chi c'è adesso il rate però oggi? Gentile Diaz di nuovo. Che ha detto? Vabbè, vero? No, c'ho una trimbolina. No, non me l'ero ricordato, no. C'ho una trimbolina. Dai, non mi fa rimettere Lamberto. Fai una cosa bella, dai. Che succede? Su, dai. Dai, qualche una gioietta ogni tanto, su. Dai. Ma che no, ma è l'ennesimo troll. No, non mi fa scema rotte il cazzo. No, no, è troll, mori, troll, che lo so che è il troll. Me li fa sempre in live i troll. Guarda che... Ma che succede? No, guarda che bastardi che sono questi che... E loro mangiano delle nostre speranze. Loro si nutrono delle speranze della gente. Spero, hai capito? Non trovate Roberto perché potrei andarmene via adesso. Dove lo trovo Roberto? Dimmi. Da ma una trovo? Ma che trovo? Ma che trovo? Ma porca troll. Bravo Mizuki. Bravo. Bravo. Facciamo un'analisi velocissima prima? No, voglio tirare. No, che tiri? Voglio tirare. Tirati sull'account tuo. Leva ste mani piene di dita per favore. Che succede? Consentito. Consentito. Allora, vediamo il prossimo troll. Prossimo troll lo faccio qui. Guarda, se mi esce Kenzo tiro una bestemmia in live, raga. Ha detto, Promesso, se esce Kenzo dall'SSR da singola tiro una bestemmia in live. Ne autocensuro, mi autobanno, levo tutto quanto proprio alla grande. Freccia oro non promette bene, ti dico la verità, eh. Non promette bene. È un foverello. Ma come Cocodà? Cocodà. Non sentivo Cocodà dai tempi in cui giravano con la ruota di pietra, per Dio. Ma che succede? Cocodà, Yuga. Ma che succede? Come Cocodà? Come Cocodà? Ma che? Yosh, Cocodà. Cocodà, sto burino uruguaiano, Cocodà. Ma che è? Ma che fino ha fatto lì cos'è? No, adesso ce lo dimette Lamberto, è uscito lui, eh. Ah beh, c'ha ragione, dov'è? È uscito lui, eh? Aspetta, c'ha ragione. Che meraviglia, che sogno! Guarda quante trimbole che c'ho a fianco alla spalletta di Lamberto, ti è. 21 trimbole, che succede? Adesso fammi tirare Roberto. Si accettano donazioni anche con PayPal. Sì. Pure a me, vi lascio pure il numero della mia se volete. Ma vai a cagare, ma vai a cagare. È arrivato. Tanto mo chiamo qualcuno e gli faccio cosa l'account a Francoso. A Francoso. Coso, eh. Non posso li butto pepe però e butto a pesci da una coppia pure se fosse che so SR, quindi no barre. Ciao. Ultima.
ultima pullettata e poi andiamo a vedere i giocatori. Sì. Diciamo il solito. No, t'ho detto tiro di no, io. No. Ma perché no? Non devi toccare questo mouse! Mi porti una cuffata che non finisce mai! Sì, sì, Roberto, non lo devi trovare. Cioè, lo vedi perché tocchi il mouse questi, allora? Questi due li puoi non trovare. Lo devi toccare! No, lo tu non ti devi allontanare dal. Chi è? Ma che davvero? Roberto, San Giovannella non mica Roberto in un cannella, non lo devi trovare. Levete queste mani. Queste mani strappate all'agricoltura. Vai a fare a zappare i campi, per favore. Che succede? Guarda, ma se esce freccia blu, te quitto dal canale. Quittami dal canale, basta che non esce Roberto. E dammi sta gioia davanti a lui, te prego. Freccia blu, tocca quittarlo dal canale. Aspetta, dacci come sta Roberto. 1, 2, 3. La mamma di Tsubasa sta a casa da sola. Corri Robè! Corri Robè che c'è sta madre da sola a casa! Che c'è? Sta smartire, è troll, tranquillo. Rilassati. Rilassate, fratello, rilassate. Fate tocca un attimo. Roberto non c'è, però. Ha saputo che la madre, vedi, neanche uscito. Stava a casa da sola, si è messa a correre. Manco viene lì a fa. Ma sa. E io proprio. Ciao, Zubba, bella. Pascal, ok. È sempre, ok, va bene. È sempre un piacere. K-Lab. Vabbè. Non c'è, vabbè, non pretendevamo niente. Ma a vedere sti giocatori, va. Ti piacerebbe Roberto, quindi? Perché non ho capito. Che genere di apporto ti può portare? Di apporto ti può dare? Che le succede? SS che c'ho io so che vanno incastrate con gli stranieri. Oh, di bravo! Di bravo, perché chi si incastrano? Si incastrano con gli stranieri verdi. Vabbè, ok. E con i giapponesi rossi. Ho capito, però come? Come di come? Che cosa che devi avere in campo, perché? Devo avere in campo. Allora, Aoi chiede 5 giocatori. Aoi chiede 5 giocatori stranieri, sì, di colore verde, praticamente. Ho detto, secondo me fanno Roberto Samurai alle 5 è uscito. Bravo, fra, e ti hanno regalato i trimble per sta cosa. No, ti hanno regalato Roberto e Mizuki, mortacci tu un'altra volta. Vabbè. Statistiche, parametri come ti sembrano? I parametri sono bassi, ma c'è un motivo se sono così bassi. In che senso? Vai avanti. Gira. Sembrano bassissimi, quindi. No, non so bassissimi, ma non so. Cavana passiva sto Cristiano, sì, no? Appunto, te sto di so, so parametri mediocri, neanche bassi, mediocri, perché 7.500 non è pochissimo. Poi vai avanti. Vabbè, però 7.200 di potenza è una norma. E appunto, poi vai avanti. Ecco. Oh. Iniziamo prima gara. Ma questa ti piace? Vabbè, no, via, no. Vai alla passiva, okay. Abilità passiva sua. Attenzione, legame nazionale estero. Ecco. Ci sono i giocatori stranieri in campo a maggiore del bonus 6 parametri, massimo 30% fino a 5 giocatori. Ma non ti sembra che stanno esagerando, però? Ti posso dire che è esagerato? Questo personaggio ha appena spaccato. Cioè, vedete, per giocare a Levin dentro una full club c'hai bisogno di 8 giocatori, certo, di club. Sì, è così. 8 dei club. Questo giocatore. Questo 5 giocatori stranieri che possono venire pure dal Burundi. Questo giocatore adesso. Bene, io vi dico una cosa. Mo, chiamatemi. Dalla Cracozia! Chi si ricorda la Cracozia? Mizuki a Cracozia! Chiamatemi pazzo, chiamatemi non si fa. Non me ne frega un cazzo. Io se becco questo giocatore. E c'ho un solo Roberto blu e un solo Roberto rosso. Io li brucio tutte e due, ma senza neanche pensarci. Gli do tutte e due le tecniche, sia il tiro S e che il tiro S al volo. E chi ve se. Eppure ho il due studente insegnante, ma chi ve se mai inculato? Oggi mi sembra il quello troppo... lo metti lì. Quello lo metti lì. E chi si è visto, e ciao. E vedi, l'ho già fatto. Mortacci tu un'altra volta. Basta insultare gente. No, no, lui va insultato. Bravo Mizuki, grande Miki, bravi. Cracozia. Legame Cracozia, capito? Cos'è qual è il legame Cracozia? No, qual è il legame Cracozia? Te credo, cioè quanti anni c'hai, frate? 22. Sei piccolini. Non conosci Cracozia? Non sei andato sui latenti. Ma cioè, non... c'hai ragione, scusa. Non conosci, che ne so, ho sentito che è ripartito con i tiri e cose, abbiamo finito, no? Beh, no, non è... Non mancava il limit break, però potevi dire volo. Andiamo con le latenti. Oh, meno male, va. Oh, eppure qua. Allora, da quale vuoi cominciare? Dal legame? Che già è rotto del suo, ok. Se ci sono 6 più giocatori stranieri, parametri più 3%. E secondo te è normale, ripeto? Ripeto, de notes, non te lo sto già dicendo. Cioè, secondo me non è normale, ragazzi, sono esagerate come cose. E vabbè, poi c'ha pure il resistenza ai malus al 5%. Vabbè. Se te volessi scordare qualcosa, comunque, no, a lungo. No, ma questo Roberto manda praticamente in pensione, quindi al bar, tutte tu stato, mandal. No, bravo. Ma non normalmente, no, ma proprio alla grande. Alla grande, te lo sto dicendo. Perché. C'era il legame, giustamente, lui aveva il legame con i giapponesi. Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande... Roberto,
dovevano fondamentalmente essere tutti, no? Eh sì, dovevano essere tutti quanti. Vabbè, il rosso mi sembra che ancora è buono però per... per la club potrebbe no, essere. No, 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 il rosso è buono per i sudamericani rossi. Sì. 6% comunque. Sì, sti cazzi, lo brucio comunque. Vabbè, ho capito, 6%, raga, però. Bene così, non full power gauge up più 15%, se non se vuole manca niente. Ma non so se lo bruci. E tanto così... Allora, il full power gauge up mi piace, perché mi piace, però rende ulteriormente rotto un giocatore che è già rotto, certo, per una passiva nativa. Certo, il 15% non è manco poco. No, perché io dico, se c'hai quel 30% là, non serviva il 15% sotto full power, secondo me. Mi sembra un po' troppo, raga. Ma non è perché... Non è perché non l'ho trovato e allora dico, ne parlo, che secondo me è rotto per questo, raga. No, comunque sì, no, modo. Secondo me è rotto comunque, è rotto, ripeto. Boh, vabbè. E poi c'è più meno 3 a tutta la squadra così. E questo, no, però magari messo in combinazione con un altro straniero, per dirti che può essere, ne so, è Müller che ti dà meno 4% e meno 7 così. Porca puttana. Se c'è sta pure Robson prendi meno 29. Ma se vai in contrasto... pure, ma... No, ma tu metti questo. Oh, se vai in contrasto con Robson prendi meno 29. Sì, ma non hai capito, mettilo in combinazione con il nuovo Matsuyama, pure quello da meno 3%. Non lo so, raga, però non. Non lo so, cioè, boh, sta diventando tutto un po' troppo. Boh, stiamo ancora un po' troppo, secondo me. No? Pure secondo me. Stanno a sci bombe di bombe su bombe, praticamente. Tu non puoi permettere da saltare un bombo. Ho capito, regà, ma io c'ho 21 Trimble. O mi aiutate voi o è pare per canale, Ma non è che cambia. Eh no, con che faccio? Faccio il canale veramente, cioè, no, sull'SR, regà. Qua e che succede? Qua te la cavi se c'hai 3000 Trimble. Ma che cazzo ce l'ha 3000 Trimble, la frate? Cioè, ma per favore, dai, sto a chiedere donazioni, mi danno un euro ogni 6 mesi, secondo te ce ne do 3000 Trimble. No, ma vede, Matsuyama. Ma chi mi ha preso? Ma me, ma pure se metti la moneta Cracozia, io non c'ho soldi uguale. Andiamo a vedere Matsuyama che aspetta, no, ci defini impenitenti, dice Miki, grande. Ma te nel bar è un alcolizzato, Roberto, è vero che è un alcolizzato, Roberto è il personaggio preferito mio. Non perché è alcolizzato, perché fa tutto quello che nessun altro fa. Nel manga nell'anime, brava persona. Allora, alla club vendono passive e latenti le sorteggiano. Vabbè, ho capito. Altrimenti non si spiega. Non lo so, io ripeto, secondo me ci sta il polpo, tipo quello di Griffin. Io non c'ho il 60%. Cioè, se lo devo fare per forza il 60%, sono d'accordo con te, fra. Ma se sono costretto a giocare con Gito come terzo difensore, o Gentile come difensore centrale, Gentile rosso Juventus, non c'è l'ho il 60%, tranquillo. No. C'ho 8 bare in campo, dici c'è il 60% su 8 bare. Vabbè. Dopo, Lu, mando comunicazione, Luque. Mando comunicazione, The Raid. No, chi è che ti ha censurato? Ti ha censurato Twitch? Che succede allora, però, perché, Mizuki? Perché comunque sia, su Raid bisogna tirare le su Raid? Schegge. Ma che sì, bisogna tirare le schegge. Sì. Come non la leggi tu? No, devi leggere, Lu. La mandiamo su tutti i gruppi possibili. Dove stai andando? Matsuyama sta iniziando. Sì, scusami. La mandiamo su tutti i gruppi possibili, Lu. Meno male che c'è sta te, Barbare, perché sennò mi perdevo io. Cos'è Matsuyama? Dove sta? Ecco qua. Guardalo come combattente. Sembra tipo che stia andando a combattere contro Tenzing o Yamko. Beh, guardalo. Ma è lui, pronto per torneo. Ma lui è Yamko. Tenkaichi. È Yamko lui? Sì. No, vabbè, dai, poraccio. Nessuno è come Yamko. Se va ammazzato un Cyberman, per favore. Che non hanno messo la tecnica del lupo su sto gioco. Contrasto del lupo. Eh no, perché dopo si offendevano tutti quegli altri che hanno messo il lupo, no? Cioè, questa... Scusa. Subito la versione finale, quindi. Ah, oh! Ecco. Ah! Qua. Allora io voglio capire una cosa. Quanto dobbiamo adesso ormai vedere per forza Matsuyama che c'ha un contrasto, un'intercettazione altissimi, volendo. Ma perché 8000 di tiro? Ma non ha mai fatto un gol, raga. Ma quell'ultima volta che ha fatto gol. Io voglio capire quello delle medie di Matsuyama con 8000 di tiro, capito? Sì, voglio capirlo. Segnava solo lui. Ma l'ultima volta che ha fatto un gol Matsuyama? Contro l'Uzbekistan. Sì, la roba di Ut non ha mai fatto. Contro l'Uzbekistan. L'Uzbekistan che è qualificazione asiatica. Sì. No. Sì. Vabbè, contro l'Uzbekistan hanno segnato tutti però, no? Sì, 8 gol hanno fatto. Tutti hanno segnato. Pure sì. Gito, mi sa, no, Gito non ricordo, Gito no. No. Gito. Però hanno segnato tutti. Vabbè, sì, però mi sembra che Matsuyama lì ha segnato. Sì, ha segnato. Mi pare di sì, mi pare di sì. Mi pare di sì. No, mi danno a ricordare tutto. 1207 stamina, com'è? Troppo. È tanta, vero? Sì. Roberto tu c'era 1060? Tu c'era? Non mi ricordo. Poco. Però pensa che è pure un giocatore latente, quindi aumenta pure degli altri minimi. No, qui sta la forma finale. Ah, ok, quella. No, questa okay. Qui è la forma finale. Okay. Allora, giocatori giapponesi tutti i parametri più 15%. Vabbè, ormai è mediocre, barra. Nel senso che non serve sì, più. Sì, serve più a un cazzo. È bella sta cosa, però. Legame nazionale Giappone? Questa è interessante.
è un più 15% fino a 5 giocatori. Però vedi, questo è un 15, Roberto c'ha un più 30, capisci? No, però ho capito, però il legame giapponese con 5 giocatori, eh. Beh, Roberto con 6 stranieri. No, raga, non si stiamo a capire. Io ripeto, a me, io non so più come spiegarlo. Magari faccio il populista, faccio quello che va controcorrente. Magari voi potete pensare nei meandri della vostra mente che io posso in qualche modo essere il ragazzo che gioca free to play, quindi si lamenta perché roba, non trovi la roba, normale che ti lamenti. Manco per il cazzo. Guardatemi, manco per il cazzo. E se pensate una cosa del genere con il cuore in mano, andate a fare in culo. Perché ho fatto in live anche il banner di Napoleon, ho pullato su Genzo, ho fatto i banner paid sempre e comunque, tu mi conosci. Anche io l'ho bello sovvenzionato il gioco, a mio modo, nel mio piccolo poi, è chiaro, no? Ma non so pochi per nessuno dei due. No, vabbè, aspetta, non so pochi, infatti. Allora, il discorso è questo, ragazzi, secondo me, io mi dovete Matsuyama, mo che è uscito, che, ripeto, io faccio due esempi fra tanti, Levin, del club, ci vogliono 8 giocatori. Sì. Ci vogliono 8 giocatori, regà. È già un giocatore che è Itar Bar, perché 8 giocatori del club. Diciamo, vabbè, ma guarda come è incastrato. Ho capito! Ma qualsiasi stronzo sta uscendo in moda, qualsiasi banner, si incastra con 5 giocatori, 3, 2, ma che oh! Ma che oh! Che oh! Non è possibile, no? Ma come? Guarda che se non la smetti ti tiro un pugno. Vabbè, comunque, 15% dai. 15% che comunque va giocato su determinati parametri e secondo me va bene. Tiro con Misaki, non mi ricordo, guarda un po'. Allora, tiro rasente gemello dell'Aquila. Sì. Mamma mia, che zozzeria devo vedere, tiro rasente gemello. Queste sono proprio le cose nuove di Takashi. Del duo elementari Furano. Queste sono le cose nuove di... Come del duo degli elementari Furano? Sì, perché tu devi sapere che Misaki prima di andare a giocare con la Nankatsu Young, quindi quelli piccoletti, che c'era pure Genzo, in porta, aveva giocato, era stato qualche tempo a Hokkaido perché il padre faceva il pittore, e quindi era stato a Hokkaido per disegnare le montagne d'Hokkaido, e aveva giocato insieme a Matsuyama. E infatti si conoscono loro. Quando si incontrano al primissimo torneo nazionale, scusate, questo è il momento Stefano. Quando si incontrano al primissimo torneo nazionale, lui dice: no, ma io Philip, vabbè, se ti ricordi il cartone animato, perché è Philip Callaghan. Dice: io Philip lo conosco già. Ciao Philip, come ho tutto a posto? Oh, che succede? Capito? Un po' così, vabbè. Però c'è sta sto ritorno, sto revival, perché poi si sono più cagati loro. No, infatti, no. E c'è sta revival adesso. Questa intercettazione dell'Aquila S finalmente dopo. Misaki profugo, Misaki zingaro, Misaki nomade. Vero, vero, Misu, sono d'accordo con te. Allora, tra l'altro un tiro che nel manga viene parato, dice Miki. Che succede? Lo potevamo mandare adesso? Adesso glielo possiamo mandare? Vai, vai. Io lo mando. Ma il tiro tra Misaki e Matsuyama, nessuno dei due sa tirare principalmente. No, però io devo mandare perché un tiro che viene parato... succede? Facciamo la tecnica S, quindi, vabbè. Ok, vabbè. 8000 di tiro? Va bene. Intercettazione là, è la difesa del vero combattente. Che pensi di qua tecnica A? Cazzo, 3,50 è buono. E da tecnica S, intercettazione dell'Aquila? Un po' scadente, ma aspettavo un po' più alto. Dici, considerando che devi giocare con l'intercettazione forzata? No, quello no, ci mancherebbe, è un grande passo avanti. Però boh, ma l'aspettavo più alta, perché l'intercettazione dell'Aquila è alta. A me invece questa intercettazione mi piace veramente tanto per il momentum e consumo. È vero, il consumo non ci ha fatto caso. Mi piace veramente tanto l'intercettazione dell'Aquila, raga. Mi piaceva già tanto quella A, perché io ci ho montata quella A poi sul mio... Matsuyama Dream Festival, quindi mi piace tantissimo. Ebbene, anche i latenti comunque. Olè, pure questo. Sei giocatori giapponesi, parametri più 3%. Però non puoi metterla insieme a quella di Roberto. No, non puoi metterla insieme. Oh, vedi però, quindi c'è solo un 3% certo, normale. Con quello. Ok. Vabbè, allora, intercetto. Allora, adesso una domanda che sorge spontanea è... ma chi è che non c'è l'auto-intercetto? Gli manca soltanto Gino. No, ti rispondo io, quelli che pullo io. Gino, Sam Portal ce l'ha un intercetto. Brian. Però ce lo potranno mettere, dai, beh. Direi di c'hanno sì. Tutti, no? Direi di sì. Vabbè, ok, dai, famo finta che non è successo niente, vabbè, ok. Resistenza e pure qui stesso discorso. Più 10% per però non è Roberto. Roberto no, c'è sempre Roberto tutto molto, fisso 30%. Molto più sviluppato. No? Roberto c'ha un fisso 30%. Così no, lui c'ha il 30% di passiva e il 15% di full power a piena potenza, no? O era il Gojap? Era il Gojap, ok. Vabbè,
quindi c'ha un più 10% sotto full power e un 15% che fanno un 25% sì. su quei parametri che abbiamo letto prima sì. se sta sotto full power, sotto full power con, sì. il, con il legame attivo sì, sì. quindi significa che arriviamo intorno ai, allora considera un 10% sul, facciamo sul tiro, un 10% sul tiro sono 800 punti, quindi 8 per 2, 1600 punti più 400, 2000 punti, punti in più, 10.000 di tiro su carta arrivo senza break. Matsuyama, posso mandarlo adesso per favore? Posso mandarlo? Direi proprio di sì. Che succede? Dov'è? Parli, parli maestro, parli. Vabbè. Vabbè. Oh, breakeresti sul tiro però, dimmi la verità. Sì. Faresti limit break sul tiro? Sicuro, però forse non a 25. Vabbè, l'esistenza di malus dei parametri, lo scudo va sempre bene, 5% è bello è scudo. È bello lo scudo, sì, come quello di Roberto, e poi meno 3% pure. E meno 3% all'avversario. Ok, ma dimmi la verità, no, faresti quindi limit break sul tiro veramente? Certo, perché no? Non lo so, cioè nel senso, non lo faresti più utility, considerando che c'è un tiro già abbastanza alto di base? Volendo utility lo puoi fare, però... Quindi un punteresti a segnare con Matsuyama? Anche, sì, perché no? Scusami, cioè nel senso io so dell'idea che i centrocampisti, e non giocherei CA, ti dico la verità, non CD. No, io sto chiedendo, voglio sapere il parere. Perché decidi adesso nel meta attuale, se ce l'hai, c'è butti a Oi, non ci metti Matsuyama. Questo è poco ma sicuro. Come CA... Bella boia! Bella, come CA andrebbe bene, e i CA secondo me devono avere un tiro. E devono almeno provare a segnare, perché lo sto sperimentando con la squadra che ho. Che c'ho dei CA che non tirano, e quando i due attaccanti si sono spompati, che hanno fatto tre tiri, tu chi cazzo tiri poi? Se non c'hai i CA che hanno un buon tiro di base, che possono praticamente almeno provare a segnare, o magari scaricare portiere anche. Però ecco, però qui mi sorge il dubbio quando tu dici una cosa. Secondo me genere. È soggettivo pure qua. Se vuoi giocarlo come CA, quante tecniche ti servono, però? Scusami. Ti serve l'attacco a valanga. No, non ho capito come vuoi arrivare in porta. Ti serve l'attacco a valanga del coso. E quindi è pure il dribbling. Ma il dribbling è relativo perché non ce l'ha alto. Fa vedere, guarda. Il passaggio no. No, non ho capito come per io. Però sei prevedibile se c'è solo una tecnica di 1-2, secondo me. Ma sì, ma a quel punto. E poi i valori, mo, diciamo, sono quelli più bassi, eh. Non lo so. Il tiro perde la distanza, guarda un po'. No, il tiro no, non perde la sua. Sì, vabbè, ma che significa? Tutti i tiri perdono la distanza, ma. No, era un po' meno. Nel senso, non perde un la po' tua meno. Impetuosità. Non perde l'impetuosità. Non perde la tua impetuosità. Ecco, allora qua è un'altra cosa. Cioè, nel senso. Poi punta pure solo a scaricare il portiere tirando da lontano. Non serve neanche che fai l'1-2. Però, boh, io l'1-2, quello a valanga ce lo metterei. Cioè, no. Quello S quello dei medi. Tenga. Allora, io. Allora, io di solito tiro col portiere. Dice Francesco, è entrato nel mio mood. Nel senso che io ho l'autointercetto su Gino. Cioè, tu non devi parlare oggi. Tu non devi parlare, forse non hai capito. Appena parli, mi fai nervosì. Vabbè. Mi fai nervosì. Tu non devi parlare, devi star lì e devi dire solo c'avete ragione. Andiamo a vedere un'altra cosa. Vabbè, come faresti il limit break? Quindi sul tiro, breakeresti sul tiro, e questo è più difficile. Roberto fai full attacco. Roberto fai full attacco. Ma capito, sì, dai, qui come lo fai però? Quindi? Qui lo fai, non 25, farei 22 tiro, 25 potenza e poi vai, 22... Perché 22 tiro? Perché 25 non gli serve un cazzo alla fine. Cioè, nel senso, se lo vogliamo fa come hai detto tu. Chi li fa con quei 3 punti però? Quei 3 punti ti servono poi per la velocità, potenza e maestria per quanto riguarda il contrasto e l'intercettazione. Ma io, guarda, ti dico la verità, io seriamente a velocità non darei manco punti. Boh. Beh, mazza. No. Nel senso, almeno parzarla un pochetto. 4 punti gli darei, io ti do un più 200 comunque sia. No, tenderei... Stiamo quasi a 6.000, Anzi, quei latenti probabilmente ci arrivi a 6.000. Io tenderei a prendere un... A dir vero, un modulo con la forza fisica ai giapponesi per prendere il 10% la forza fisica. Sì, ci avevo buttato pure così. E non lo so, qui mi sentirete no, mi sono fa... 25 tiro, no, io gli metterei 22, vedi che la verità, per dare più punti alle... No, però no, fisica. È una bella idea tua, Misu, io vorrei farla però in questo caso al contrario magari. Nel senso, mi spiego bene, utilizzando un 10% di modulo alla forza fisica giapponesi, preferirei andare sui 25 per contrasto e l'intercettazione piuttosto che per la velocità e maestria. Tanto si è detto che devi a palla e devi tirare. Raga, non è facile da buildare, eh.
No. Fermi tutti, non è semplice. Tu già attacca a valanga. Capito? Se ce l'hai. Però vi posso dire che tanto in sto momento il limit break tu lo puoi anche testare, perché i biglietti per cambiarlo ce l'hai sempre. Ma sì, te hanno regalati due stanotte, no? Ma ce ne stanno un sacco. Cioè, nel senso, se recuperano tranquillamente. Ma adesso nel negozio evento del nuovo evento ce ne stanno altri 2-3, mi pare, da prendere. Quindi comunque sia. Uno, bravo, Misu, dipende anche da dove lo usi. Esatto. Poi, ripetiamo, uno, ragazzi, che comunque viene. La carta viene, nel senso, sembro spagnolo quando dico viene, perché non è italiano questo. La carta è uscita senza le tecniche offensive a parte il tiro. Significa che c'ha un contrasto A e un'intercettazione A. Significa che tu di offensivo per giocarlo CA, tecnicamente va giocato CD a guardare la carta. Avrebbe giocato CD, così, però quello che ho detto io, a meno che non fai il... cioè, nel senso... cioè, io se vedo una carta che esce così, mi viene da pensare che devo giocarlo CD. Ok, io ti sto parlando del meta attuale. Nel meta attuale, secondo me, sto Matsuyama, con i personaggi che ci stanno, con Aoi... con sempre può permettersi di giocare a CA. Sì, secondo me sì, perché c'è pure Ikawa, ricordiamo, no, Ikawa, scusatemi, Izawa, il Golden 23 è ancora top tier, cioè nel senso, tu lo metti CD quello, non, cioè se metti sia Izawa che Aoi, io la vedo dura a passare là, cioè nel senso, non lo so. Comunque oggi per l'ennesima... bravo, c'hai ragione, oggi, boia. Oggi, grande lupa. Oggi vi voglio raccontare un aneddoto sulla storia del Rock. Mentre facevo una partita online, il grande Gito, quello là verde, che capito, c'ha più parametri dentro. Qual è? Maestro dell'area di rigore. Ah, ok. Là, ha fatto... ti mostrerò la mia potenza a 50 a centrocampo. Io ho fatto l'intercettazione frenetica S di Aoi ed è passata. Che succede? Maestro dei pronostici al 30%? Che succede? Perché è passato Gito poi? Quello è... che succede? Quello è random generic number, com'è? No, scusa, random number... com'è? Generator. Random number generator. Sì, una cosa del genere. Allora, ci abbiamo in rate up, come abbiamo detto, nel banner, le probabilità dobbiamo andare a vedere. Roberto a 0,42 e l'altro a 0,231. A me mi sembra che ci sia pure qualcos'altro, però mi sbaglierò, vabbè. Roberto sta a 0,42, tutti gli altri 0,231. Ma che succede? Mo vedi, l'ho vista prima, perché se stavo sapendo Matsuyama. E comunque sia, qualcuno mi deve spiegare perché sto banner adesso dura 3 giorni. C'avevano paura del quando... no, vabbè, fanno un po' più corti. No, allora, 5% paura... meglio rispetto al passato, sì, no? Sì. Ok. E per quanto riguarda le percentuali, Roberto ha aumentata rispetto agli altri. Ho detto 0,42, okay, 2,31. La cosa che ci interessava del 2,31, ragazzi, è che c'è un signore qui sotto. Ma che succede? Ecco. Sì. Che ne pensi? Buono. No, buono. Io non voglio sapere se è buono, io voglio sapere se è una cosa giusta. Ah, quello. Io voglio sapere se questa cosa è giusta. Vabbè, se qualcuno ha pullato, non ha voluto spendere tutte le trimble per shoppallo e vuole... metti caso, vuole tentare la fortuna, c'è può stare. Perché... ah, e poi un'altra cosa, caro amico mio. Allora, il discorso secondo me invece è giusto, perché se l'avessero fatto solo pay, avrebbero proprio stimolato solo il pay to win. No, perché purtroppo è fatto così, così non è che non lo stai stimando, così rischi. No. Cioè, così sei in grado di far incazzare sia chi gioca pay, no, sia chi gioca... Eh sì, te lo dico io. No, perché adesso... no, così sei un coglione, perché... hai messo il banner l'altro ieri che era solo pay. La gente sì, ti è corsa appresso per shoppa, perché lo potevi fare soltanto... no, Franci, lo potevi fare soltanto con le trimble pay. Sono d'accordo. No, mi sto incazzando, fammi finire di parlare. No, fammi finire. Lo potevi fare soltanto con le trimble pay. Significa che Stefano ti ha fatto fino allo stepper garantito e sono un poveraccio. Oh, io sono un poveraccio. Chi invece è ricco è arrivato fino alla fine? Mo, lui si è fatto il bucio di culo, ci ha speso i soldi per piarlo assicurato. Tu che cosa fai? Dai la possibilità alla gente adesso, praticamente dopo una settimana, allora, di trovarlo così a culo, sì, in uno pseudo rate up dentro un banner free. Eh no, regà! No, non vanno bene ste cose, no, regà, se no cosa è pay, pay. Io però no, allora... così dopo è normale che poi sbloccano, allora, tutti, che è diventata una giungla, cazzo! Io non voglio difendere nessuno. No, tu lo difendi però, sempre, no, però no, sei populista, non è populista, il problema è che qua stamanna sempre troppo contro il gioco. Allora, il gioco come al solito, c'ha... No, Luba, non di cazzate. Non c'entra proprio un cazzo con Roberto Regalato. Perché tu l'hai speso 90 euro per prendere tutto il banner. Vabbè, per arrivare garantito di Napoleone non spendi poco, Francè. Ma... fatti il calcolo di quanto vedi, sì, che ti sei, tu... che dice cazzate. Sì, ma no, tu là lo sai. Ma sì, ma tu là lo sai che comunque. Allora, la K-Lab ti dice: vuoi questo giocatore? Ti serve? Perfetto, eccoti il banner pay. Se lo vuoi,
per forza arrivi a 50 e te lo pigli. Ok, non hai capito. Hanno favorito anche chi magari ha visto sto banner e ha detto: io non posso spendere manco 50 centesimi per primo pull. Perché c'è sta gente? Guarda che dice Chicca. Aspetta, mo lo dico, mo lo leggo. O stai a regalare, dai, finché non lo trovi per forza. Sì, non ma non c'entra niente. È in raid down comunque. Ti deve di culo per beccarlo. Comunque hanno dato una minima chance a chi non voleva pullare. Ma che cosa dici? Che lo può trovare. No, ma come se... no, raga, sta non lo puoi fare nel rispetto di chi ha pagato. Non hai capito. Basta, l'hai esce dai ticket. L'hai voluto per forza? L'hai voluto per forza? Te metto il banner a pagamento. Tieni, non te sei tenè, non sei aspettato. Hai giocatore per forza? Pagalo. Poi dici che sei Barbara Duzzo. Poi dici che sei Barbara Duzzo. Io capito, penso dai, così. No, ma è sbagliato. Non so che è un ragionamento che non va nel rispetto dei consumatori. I consumatori vengono qui nel gioco. Gente che veramente ci spende i soldi dello stipendio che si suda per comprarsi. Senti, io non me lamenterei di queste cazzate. No. Io me lamenterei del fatto che tu mi hai messo un è cazzo un di contenuto a pagamento, lo devi rispettare. Non mi fai la presa per il culo che sono già. Metti il banner free, ok, non ce l'hai assicurato, l'avevi già fatto. Ma in ogni banner lo devi mettere. E magari la percentuale è aumentata così. E no, regà, e dai. E non va bene, secondo me non va bene. Io non ci doveva stare. Se non ci fosse stato lui, a me il banner mi andava bene. Non mi puoi inserire né Napoleon né qui. Ma andiamo a vedere pure Kenzo. Né Kenzo dall'altra parte, perdonami. E poi dici te incazzi. Secondo me. Ma che significa, Misuma? Non c'ha senso, no? Ma non c'è senso, raga, non è rispettoso. Mi riguardi di chi ha comprato, ragazzi. Secondo me bisogna lamentarsi di una cosa soltanto qua. Di una cosa soltanto. Del primo fottutissimo banner. Dei primi due fottutissimi banner. Punto. Perché tu, di una cosa del genere, ti danno la possibilità di poterlo beccare in due modi. Allora, Diaz, io come cazzo lo becco? Mo vedi, mi sta per scappare la bestia. Diaz è un contenuto come free to play. Cazzo lo no, becco? No. Diaz è un contenuto. Ma con un rate ridicolo, che cazzo! Che cosa me ne frega a me? Ma che cazzo? Ma che me ne frega? A te? Io lo voglio ascoltare e no, mi serve. Tutto ciò che è free to play deve essere ridicolo. Deve essere una botta di culo, va bene? Che chiunque può averlo. Sei fortunato. 800 Dreamball 0SSL. Francesco, se mi metti un contenuto a pagamento. C'è un limite al culo. C'è un limite alla sfiga. Allora, 800 Dreamball. Oh, non è, ma non me ne frega un cazzo a me della sfiga. Cioè, ho avuto più sfiga di te e non sto qui a parlare di questo. Cazzate, no, non di cazzate. Sto andando in difesa di chi ha speso. Oh, raga, io sono. Okay. Oh, ma capite? Io sono in difesa di chi ha speso, raga. Perché non è corretto. Ti ripeto, Francesco, non è corretto. Hai messo per fare contenti tutti perché già era la partita della rivoluzione. Già li stavamo tutti con l'hashtag poi. Got K-Lab e poi tutti ci hanno pullato. Già hanno messo il fair banner free, quello che dove potevi farlo con le Dreamball normali, giusto? L'avevano messo sia per Kenzo sia per Napoleon, non c'era, no? Perché lo devi rimettere? Perché chi ne ha trovato che è free la prima volta adesso può scularlo da una singola? Non è giusto. Non è giusto, secondo me. Io non ce l'ho Napoleon. Oh, raga, io non ce l'ho Napoleon. Io le ho shaftate, capito? Le ho shaftate io. Siete ripetendo. Non è giusto. Allora perché non mi metti pure Yuga? Il Yuga quello che è de medie e Tsubasa con l'intercettazione S da tripletta. Mettili cazzo! Ma no, io me la metto! Sono 10 anni che a me serve Nolli Verde! 10 anni! Sto giocando con vero capitano! Ma dici sbrocco, mettilo, no? Mi sembra che non stai in nessun banner però, ma che succede? Scusate po' sfogo, regà. Perché non c'è senso! Non c'è senso secondo me, non lo so, non riesco a capire. Se ma ci stai bene solo perché sono tutti siamo del gioco dopo. Ma che vuol dire, Fran? Ma non so se qui si capì. Ma che vuol dire, raga? Ma che vuol dire? Non c'ha senso. Era un contenuto che c'era la cosa acquistata. Era così? Sì, ma lo stati dopo non torna, sono 3 giorni. Ma sti cazzi che non torna nessuno. È la settimana che ci stanno a spammare. L'altri tornano. E dai, Gesù, tornano raga. Come tutti i samurai, l'altri. No, sono sempre tornati. Secondo me non ci dovevano stare né lui e né Genzo. E tanto il discorso è lo stesso. Vabbè, perché è analogo. Io vorrei comunque dire che sul fatto non me ne frega un cazzo che hai shaftato 800 Dreamball, tu, Genzo, hai trovato. Hai trovato. L'ho pagato! Oh, ho pagato! Ho pagato pure e non mi è uscito! Ma sti cazzi! Cazzi. C'è sta! Ho pagato, regà! Ho pagato! Devo trovarlo! Ok! Ho pagato! E io l'ho trovato! E te ne ha trovato, sono contento per te! Mo però te lo fanno ritrovare! Mo se fai la singola e non hai speso un euro e lo trovi! Io che ho speso, che devo fare? Ma ce l'ho spesi! No, soldi. Io che ho speso, che devo fare? Ho buttato 30 euro in non me ne frega un cazzo! Quello era il contenuto a pagamento! Cioè, non lo rimetti nei banner! No! Comunque. Ma che cazzo! Allora siamo buoni tutti. Se abbiamo 300 di importa che l'ab, sculamo, ciao. Poi però non, se io non, non compro tirarle, più, non no, tirarlo. Però se io non ma no, non so, puoi pullarlo. Levano, ti mettono qualcos'altro. Ti sto facendo un che esempio. Non servirà un cazzo. Ti sto facendo un esempio. Allora, il discorso è questo. Se punto, se
io posso dare i contenuti che sono pagabili da tutti, te li metto nei banner gratuiti che puoi pullare tranquillo. Ma sai che succede? Anche l'hub sta bene così. Smettiamo tutti di comprare pure la Dreamball, quella da 50 centesimi, una Dreamball. Smettiamo di fare questo. Ma sai che succede? Il gioco esplode alla velocità della luce. Ma ora non altro che Alberto che parla spagnolo. Poi che ti fa, muovi da Satotos. Sì, sì, nei live da che l'hub esplodono tutti. Ah, cascano un sacco di teste. Ma sai che succede poi? Rise of the New Lupin, che se ne vanno via. Barre poi, amico. Ma che sta a dire, dai, su. lascia fa. Vedi che tu sta di pure lui. Pure lui ha detto c'erano i reperibili nelle free. Basta. Cioè, quei due giocatori non dovevano stare qui dentro, raga. C'è poco da fare. Non c'è... Poi che Genzo sia... Io, secondo me Genzo è una bara, raga. Vi dico la verità. Oddio. A me non mi piace. Non mi piace. Ma scusatemi, è l'unico stronzo che c'ha nel full body stand e nel killer del tiro che c'ha. Maestro della parata, ce devo riannare. Devo risbroccare. Vabbè, Lupa, guarda che con Francoso ci siamo già incazzati. Io almeno sono nervoso quando ho visto. Ma ha fatto vedere lui oggi quando sono arrivato. Mi ha detto, guarda un po' Francesco che ha trovato. Vai sul gruppo. Io bravo, Misu, bravo. Cioè, andavano messi nello shop. Ok, però perché devi poi renderli dei contenuti che possono essere in qualche modo disponibili a tutti? Uno delle due non lo devi fare. Non devi fare né il fatto che tu me riproponi adesso in un banner che non c'entra niente quel giocatore che poteva essere pullato solo con Dreamball acquistato e con percentuali ridicole come dici te, giusto? Adesso te lo ritrovi in retap come se fosse un samurai normale. Non erano samurai normali. Datemi Diaz e Roberto. Diaz non c'ha avuto il banner a pagamento, era un samurai normale. È giusto che sia in retap in un altro banner sui samurai. Napoleon aveva il suo banner a pagamento, non lo puoi ripresentare. Stesso discorso per Genzo, secondo me. Però vabbè. Ah, non è facile segnare al pezzo, dipende, dai, raga, dipende. Che dopo la live me lo ritrovo sotto casa, sta di, Guarda, ci sta a pensare. Vabbè, comunque, probabilità è lo stesso discorso, no? Guarda che te scammo l'account, ci metto poco. E ci abbiamo un'altra cosa che ci interessa, voi dobbiamo andare bene. Bella, Giarca. Hai comprato la certezza di averlo, non il contenuto. Ma se io... Misu, io... Posso essere d'accordo fino a un certo punto, perché 90 euro lo paghi. Vuol dire che stai a comprare il giocatore. Dici, hai comprato la certezza. Ma sono 90 euro. Cioè, credo. Io poi non ho capito, perdonami. Comprare la certezza. Sì, ma non sono 90 euro. E avere il contenuto alla fine della fiera, non è la stessa cosa. 90 no? euro costa prendere PG, ma che state a dire? 90 euro e prende Genzo Napoleon quando... Al massimo, sì, certo. 90 euro, so. Perché pensi erano due Dreamball? Cominciavano pure da 50. No, ho pensato 45 euro io. Pensi male. Pensi male. Erano di più, mi sembra che erano 90 euro. Vabbè, qui che mi dici? Che ti devo dire? Qua sono 0,56, 0,056. Ma sono diverse però. Sì. Perché? Perché sono più forti degli altri samurai di merda che ci stanno. Ecco perché. Ah, quell'altri? Becca... Questi vabbè, ma sti cazzi. No, dimmi, qui, io sapevo pure il senso di questi. No, lo voglio sapere, io lo voglio sapere. Non l'ho capito. Io lo voglio sapere. Ma chi vuole beccare? No, regà, no. Se una cosa è limitata a un periodo storico, io non voglio vedere sta roba. Io non la voglio vedere. Non la voglio vedere. Cioè, perché se ti hai riscordato Nitta per strada, mo te pulli finché non lo trovi. Come funziona? Non le voglio vedere ste cose. Non le voglio vedere, regà, non le voglio vedere. E questo è un anniversario, tra virgolette, presa per culo, secondo me. Non so che ne pensi te, a me mi sembra una presa per culo. Ah, io l'ho detto da inizio che per una mezza parte era presa per culo. E prima, contento, e poi aspetta. Sono contento, pure i 97 ci sta. Ecco, cioè, voglio dire. Mi spiegate il senso, per favore? Non capisco. Ci stanno pure quelli del 2017. Sta finendo... Ci stanno pure quelli del 2017! Francesco, sta finendo il gioco, non hai capito? Non avete capito? Voi non avete capito? Vabbè. Madonna, questi no, becchi uno di questi. Sta finendo il gioco, è finita, è finita. Qui dice, no, ma guarda che esce poi, è finita. È finita, ah, poi gli immancabili, no? Ah, ci stanno 7000 samurai diversi possibili da trovare. Giustamente, chi ci inserimo? Io dove vado a pia, guarda, il mio giocatore preferito di Capitan Subato. Aspetta che mo devo trovare. Aspetta, mo vi faccio vedere il mio giocatore preferito. Siamo inseparabili io e lui, dov'è? Mamma mia, proprio top. Dove stai? Dove? Tanto so che ci stai, dai. Lo so che sei lì. Lo so. Dopo Cha, dopo Ransomlink, dai, dove sei? Dove sei, figliolo? Dov'è? Dov'è? Stai aspetta calzo. No. Avo Kashimatsu, no, 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 no.
guarda là, tiro di fuoco gemello, aspetta, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, lo senti? È nell'aria? Non è nell'aria. Ah no, lui hanno rimosso. No, non ci sta, bravo. Yeah. Il mio finta di fuoco bellissimo. Ah. Hanno deciso di non metterlo lui, perché? No. Cioè, mi avete levato finta di fuoco da qui? No, veramente, no. T'hanno ascoltato. Non è legale sta cosa. Ma finta di fuoco c'è tecnica S! Se ci sta, aspetta. No, non c'è, non c'è finta di fuoco. Non c'è, il mio giocatore preferito non c'è. Ma che succede? Non c'è, rega. No, non è possibile, dai. Vabbè. Ci stanno giusto due SSR comunque nel banner, che dici? Sì, tutti hanno 0-12 poi. Ok. Vabbè. Potresti trovare su bar. Sì, e che cosa ci devo fare adesso? Dimmi. Dimmi, che quando ho trovato. Quando ho trovato lui, che è un grande giocatore, lui. Ho fatto tipo Lamberto Giorgi. Che meraviglia! Che so. Vabbè, per questo è l'immancabile proprio. Come rompere il gioco. Ah, c'era, c'era, Misu! Stava sopra. C'era, stava c'era. Sopra. Stava sopra, sì. Ha detto che stava sopra. Beh, io il mio giocatore preferito è proprio lui. La finta di fuoco. Peccato, attenzione. Due volte nello stesso banner. Allora, intanto benvenuto Giarca, grande. Allora, vedi, però Luba dice 90 euro fino all'ultimo step. Io non lo so. Era. Vabbè, però quindi. Poi c'è la possibilità di beccarlo prima. Lei non sa le cose, le sappia. Allora, un attimo, no, che step, ci si riduce come Giorgio. Perché il contenuto era lo stesso del banner free. Chi ha pagato l'ha fatto per la certezza di averlo. Ma c'è stato il ragionamento comunque. Sono paraculi, grazie almeno Misu, meno male. Sono contento che concordi con me. Allora, invece nel ticket quotidiano con solo giocatori con tecnica S. Oh, bravo, pure di quello dobbiamo parlare, lo sapevi? Eh? Lo sapevi sta cosa? Dove di quello dobbiamo parlare? Hai visto il ticket che abbiamo tirato prima? Mm-hmm. È un ticket quotidiano che ti danno con l'accesso del login giornaliero. Sì. Ok. In quel ticket è possibile trovare solo giocatori con tecnica S. C'è una bestemmia qui, sta puccia. Ma che hai visto la mia live dell'altro giorno? Live non è la Frankie, che lab? Che succede? Dove sta? Aspetta. Scusa. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove metto? Dove metto? Dove metto? Dove sta? Che succede? Hai visto i miei video su internet? Bravo. L'hai visti? Perché dico così? Ma come? Ma io ho attaccato una filippica di quel pippone di calze di merda con la tecnica A de Aoi col tiro da soterra. Spiegami, io voglio capire una cosa. Oggi ti sei svegliato tecnica S. Ma che cosa sta succedendo? Tanto io ormai l'hai capito te, l'ho capito pure io. Qui cazzo di ticket, a che cosa servono? Domanda, risposta. Non servono un cazzo. L'SSR garantito, a che cosa? E le spadas! Beh sì, vabbè, beato te e i sogni che c'hai. Aspetta, domanda e poi voglio rispondere. I ticket SSR garantiti a cosa servono? A un cazzo. Bravo, perché? È perché sono tutti i giocatori vecchi. Perché è tutto fuori meta! Hanno rotto il meta con l'ultima due settimane, hanno rotto il meta. Ma loro cercano di fare. Loro cercano di. Intercettati, Nick, sì! Ti fanno beh, bella Nito intanto, grande! Ma potresti beccare Spadas. No, non è potresti possibile. Potresti precludere questa cosa. Vedi, allora, Lupa dice: ho trovato Gito Verdi nel ticket evento, non mi serve un K. Perché stanno fuori meta, regà, non avete capito? Ma ha scritto stai, ormai ti faccio arrivare a un K con tutti gli account che faccio. Grande, questo è il nuovo! Ai re, Wang, grande re! Allora, in quel ticket con tecnica S ho trovato Nit Under 16. Anzi, Gals. Ma quale? Quello col blocco S? Prego, dimmi di no. No, l'Under 16 mi sa che è quello là con il bing del riccio A. Non ci stanno le tecniche A, ci stanno solo tecniche S. Ah, il ticket, ah, ok. Allora, qua è quello col blocco. Nel ticket nuovo ci stanno solo tecniche S. Quello col blocco, sicuramente, allora, qua a bar. Che comunque è una cosa abbastanza ridicola, secondo me. Non vorrei insistere, sì, però vabbè. Abbiamo fatto tutto. Vabbè. Vabbè, raga. Vabbè, tu pure continuerai a pullare adesso. Non lo so, no, io forse vedo, possiamo fare. C'è sta ancora il ticket, non mi ricordo. Sì, sicuramente. Il giornaliero R. No, mi sa di no. No, forse no. Se è finito. Oh, sì, non mi ricordo. No, mi sa che è finito. Guarda un po'. Forse mi ricordo male io. C'è, vedi. Ah, c'è, andiamo a fare quello allora, va, raga, poi. Ah, ecco, bella domanda, Misu. Super Dream Festival, chi esce secondo voi? Non ci ho detto l'altra volta. Poi se facciamo pure una bella live farm appena è possibile, nella nostra fattoria dei punti per andare a prendere la roba. Ma faresti a live farm chiacchierando così stile controcampo, botta e risposta pomeridiana alla Barbarella? Sì, a voglia. Ma faresti? Sì, a voglia. Ok, mi hanno detto che serve la valletta, amici, diceva ste, però tuo cugino è un bel ragazzo, ma forse una valletta pure insieme a voi sarebbe il top. Dici? Ci stiamo appropinquando anche per questo. Appropinquando? E che succede? Oh, no, questa è la scuola sua, dov'è? Questa è la tua scuola. Che meraviglia!
merda, che sogno! Bravo, 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 bravo. Allora, Steph, vedi che Chrome sta preparando il video con le 5 pulite. Mandatemeli, ragazzi, mandatemeli, che così li mettiamo tutti insieme, che io ce l'ho già pronto il primo montaggio. Se me li mandano tutti insieme, vado in live. Giarca, c'è una bestemmia. Oh, grande boia, eccolo, tiè, tiè. Giarca, c'è una bestemmia per te. Ho beccato da... Robe, robe, kibbe, kibbe, botte, le sette, ghe, 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 ghe. Ha scritto ore fa, ma che succede? Ma stavamo a preparare la roba allora. Capito, Giarca. Allora, dammi il pronostico del Super Dream Fest, alla domanda di Mizuki rispondi, intanto io leggo il resto. L'avevo già detta, secondo me a sto punto ci stanno Misaki DF 2.0, potrebbe, però io penso ancora Michael, raga, boh, io me la sento. Ok, io secondo me irrilevante, non mi interessa, ti dico la verità. Mizuki veramente, chi esce esce, tanto c'ho Dream Ball. Allora, vediamo al volo subito, 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 pure Luba che diceva, allora, nel senso che Nitta è ridicolo, passivo, momento del tiro, poi si fa cagare. Allora, quello già che l'ho letto. Domandina di Nito, Nito Rider. Pensate che prendiamo tutte le 300 DB? Boh, però, allora... Mancano 11.000 iscritti. Sì, 11.000 iscritti. Rerollate 11.000 però, volte, abbiamo fatto. Però stavamo... non c'entra il cazzo rerollare. Scusa, rerollare. Creiamo 11.000 account fittizi con email. Sì. E via. Non si è sentito, Frank, il sardo urlava troppo. Ho beccato da una rara Badel Kazar stamattina. Non ho capito. Non la voglio l'elemosina della Keylat, scrive Mizuki. Come osi? Ma non è vero, Giarca, ma è trolla, dai, ma te pare, ma che succede? Battel Cazzaro vorrei trovare, però, ma manca a tagliare retta. Dice, Mizuki non la vuole l'elemosina della Keylat, io invece sono sicuro che le vuole. Io le voglio. Tutte e 300. Io mi metto lì col cappellino, poi vado voi, cioè, nel senso, mi ci butto proprio. La ludopatia, ma in qualche modo, com'è? Cosa dici? Io ho trovato cannoniera per la quarta volta. No, vabbè, cannoniera no. Evviva, sono come polli ormai. Mamma mia. Fai bene però, ti dico la verità. Stefano, già. Guarda che pensavo da comprarsi polli da 75 euro. Attenzione. Ci avevo pensato all'epoca, sì. Attenzione, perché non è roba. Poi mi sono reso conto che non c'avevo 75 euro. Ho detto, che succede? Che se gira verso di me e lui che non ha mai parlato di una cifra così alta per gioco, mi fa, ma come li vedi i polli da 75 euro? Io, ma che succede? Non sapevo dove andargli a cosa piano. Sta succedendo? Sto sviluppando un mercato parallelo. Pure te c'è il messicano sul raid. No, no, il messicano sono io. Bravo, Mizuki, vedi? Ladri, imbroglioni, i raid 300 dB. No, però è così, eh. Aspetta, ladri, imbroglioni, 300 dB. Che succede? Però ti dico la verità, quando ti ritrovi dentro la scatola regali, ti alzi e fai come Lamberto, fai che meraviglia, che sogno! Quello potrebbe essere una cosa bella, poi non sai più come spendere perché c'è paura. Che ovunque ti giri è una trappola. Io sei tipo te in una foresta al buio di notte in un film horror. Io mezz'ora e lascio dentro la scatola regali, giusto per... Mezz'ora TL. No, lascio dentro la scatola regali. Mezz'ora. Apro la scatola regali e vedo là 300 Dreamball compensazione. Faccio ok, chiudi. Lascia là. Esci. Perché sennò vuoi fare 100 Dreamball. Oh. Almeno entro un account faccio tipo, aspetta, non ce l'ho. Bravo. Allora, domani finalmente faccio il sesto step degli samurai. Il quinto. È un po' ambiguo, nel senso, dopo il quinto step zero samurai per ora. Auguratemi di non piccare quella pippa di Ken. Allora, Ken non lo auguro a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Vabbè, raga, c'è solo un portiere ormai in meta. Cioè, ma io stavo a cercare. Quanti portieri in meta, fra? 3, dai. 3? Sì, c'è stato lo 001 che è Genzo. Quello non esiste nel meta, c'ha solo Francoso. Vabbè. Uno spauracchio, non esiste quello. Ha capito che ci vuole giocare nessuno con lui perché c'è quel portiere. È un Pokémon leggendario quello. Tu hai usato tipo i trucchi, c'è tipo Mew, capito? Serviva l'action replay, com'era ai tempi. No, c'è sta lui, c'è sta sicuramente Salinas e c'è sta Espadas. Ken è diventato... Ah, che bello, un Farco... Vai, aspetta. No, non tira. Metti il numero sottofondo così, dai, aspetta. Rub. No. O lascio lì, eh.
Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè! Rimani là, Lambert, rimani là. Ok. Adesso torna. Dov'è? Che succede? Mamma mia. Che meraviglia, che sogno! Bello, 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 bello. Bellissimo, bello, 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 bello. Che bello, che bello, che bello. Beh, raga, io vi direi che... adesso posso andare a tirare le mie quotidiane bestemmie a Francoso. No, c'hai ragione. Vado da là e comincio a dire come è possibile una cosa del genere. Il dibattito comunque è sempre bello con te il pomeriggio. Un'oretta passata bene, un bel caffè preso come si deve. Io purtroppo ora c'ho il chiodo fisso, ti ho detto. C'ho solo lui in testa. E per chi non lo sapesse, perché c'è magari qualcuno che non lo sa, ha usato 50 Trimble su 80 che ce n'aveva nel banner di Roberto e ha beccato Roberto, c'ha Incheon Club e Misugi 001. Tira la Nido, tira la singola, tira la singola! Quindi adesso potete anche insultarlo se volete, nel senso è tutto lecito. Vabbè raga, comunque io penso che detto questo ci rivediamo sicuramente pure domani. Ci stai? Sì, sì. Vabbè, ci vediamo domani sempre per il nuovo format live, non è la Frankie. Ma pure live normali però. Sì, la voglia. Dove si gioca? Sì, dove si gioca, sì, sì. Cioè, dobbiamo capire perché non riesci a vedere le partite però. Non è che non riesco a vedere, ci abbiamo provato. Perché va. Commentandole in quel modo era... Ragazzi, però siccome la community mi chiama, devo andare a preparare la live di Raid, che ci saranno delle uscite nuove, interessanti, fermi però, su Basiani cari. Perché se volete mandarci i vostri pool, registrate dei video, mandateci e li commentiamo insieme come possiamo fare solo noi. Se volete mandateli, ci sentiamo su Telegram, ragazzi, cercateci, clan... Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno, raga, R2P Official Twitch, oppure su Facebook, i ragazzi del secondo piano, sia il gruppo che la pagina. Quindi, ragazzi, se volete... Mandateci qualche video capture. Mi raccomando, ricordatevi. Sempre col nome in il nome di Twitch annesso, ragazzi. Così magari ve lo mettiamo, facciamo una compilation simpatica. Ricordatevi quell'Amazon Prime, utilizzatelo in modo giusto, nel senso usatelo per le cose serie. Cazzo, davvero boia. Guarda boia che non si è fatta la cosa. L'iscrizione a R2P. Vedi, cioè c'è boia. È gratuita, ma che succede? Io mo quando riscatti gli urli, poi ovviamente non ti faccio più perché non te li meriti. Nel senso, puoi pure riscattare. Ma che succede? Sei un francoso pure tu, cioè. Non è possibile, dai, ma che sta succedendo? Vabbè. Direi che i saluti falli te, fra, dai, vai. Guarda, direi che bella grafica comunque, bravo. Dopo varie bestemmie, dopo varie madonne, dopo vari insulti, lasciamogli il messaggio a Francesco. Sì, infatti, mannaglielo. Direi che è veramente tutto. Io vi saluto, ragazzi. A dopo, Frankie, Roberto e Misuki. Guarda che ha pazienza. Chiudi, ciao.